Buongiorno a tutti ragazzi, oggi andiamo a fare la salita del Vallo. Sempre qui vicinissimo a casa, una salita che ha un piccolo tratto iniziale che è quello dove sono adesso, che è sterrato, che poi è tutta cementata. È bella, molto in piedi, tecnica anche la salita questo pezzo, e ci fanno anche una gara di cross country e dovevo fare un progressivo ma non avevo voglia, di fare questo giro qua. A dopo. Questo è un classico anche a piedi per salire a San Martino. È super impegnativo perché è tutto sconnesso. Con tutti questi sassi mossi. Caldo micidiale. Mannaggia, mi si è sganciato il pedale. Che voglia di andare a vedere la traccia su Garmin Connect. Vedrò anche le pulsazioni. Wow!
abbia nevicato dai polmoni che ci sono in terra. Allora, tanto per darvi idea di quanto è in piedi, ho già fatto 133 metri di dislivello e sono partito da 2,30 km, considerando che il primo chilometro e mezzo, forse anche di più, è praticamente tutta pianura, anzi discesa, c'è anche un pezzo di discesa. Che mi pare che tutto sia circa 14 chilometri, si fa mi sembra un'oretta più o meno, adesso non mi ricordo. Stradine che scendono a destra, ce ne sono tre, questa che è appena passata, un'altra appena di sopra e un'altra poco prima della stanga. Sono dei single track che scendono, sono molto brevi, poi finiscono su una scalinata che riporta giù. L'altro si prende qua, a destra, lì. Thank you.
cambiare marcia. Ma credetemi, sono importanti. L'abbiamo fatto. C'è ancora uno sicuramente tostissimo che arriva dopo.
dobbiamo continuare a staccare le mani dal manubrio per asciugarmi il sudore, perché mi va negli occhi e non vedo niente.
invece facciamo un altro percorso. Strada, sa di sì, che quella finisce lì. Devo andare di là, vediamo. No. Volta che la faccio in vita mia sta strada dietro casa, mai fatta. Vediamo dove arriva, se arriva, perché andiamo a vedere. Teoria dovremmo arrivare su dalle parti di Montalbano. Andiamo. Di qua non vedevo più il sentiero.
bisogna saltare giù. Una lepre. È passata via una lepre. Cazzo, di partire così dura. E oh cazzo, tanto il mio sentiero. Che bestia!
anche le ortiche ho preso. Senti, io non l'abbiamo mica trovato. Due voci da qua. Ragazzi, giro finito, purtroppo mi si è scaricata la batteria della GoPro, per cui non sono riuscito a registrare video. E un giro interessante, la parte finale ho dovuto spingere la bicicletta perché sono arrivato in un campo dove il sentiero insomma finiva nel nulla. E niente, la mia Way to Tuscany Trail prosegue. L'allenamento va bene, speriamo di arrivare
ben preparato in modo da potervi godere al 100% questo bellissimo viaggio. Se il video vi è piaciuto, mettete un like, condividetelo e soprattutto iscrivetevi al canale. Grazie mille e alla prossima. Ciao!